Primo di aprile, ma non è un pesce d'aprile. Buon aprile e benvenute e benvenuti alla edizione numero della Patch in the Box. 22 della Patch in the Box. Faccio un passo indietro perché vi avevo detto di non appoggiarmi al tavolo, No, sennò l'ho fa. mosso io, mi sono appoggiata Ma io, io faccio un passo indietro, prego, parlaci della 22esima Patch in the Box, edizione aprile. Senti che friccicorino, che primavera la nell'aria. primavera. Sì, è una box. Allora, premesso che ogni box è sempre bellissima, questa è tanto bella. Intanto sboccio io. Tu sboccia Sboccio pure, nel senso di sboccia pure. fiore, non nel senso che sboccio Beh, bottiglie. anche. Ma questo non è il video in cui vi riveliamo cosa c'è nella box. Questo è il video in cui parliamo del niente della patch in the box. Allora, per non dire Niente. niente, qualcosa lo diciamo. Diciamo che il tema fa tanto primavera. Tanto Sì, primavera. fa tanto primavera, quindi colore. Ma tenue. Sì, tenue, ma non troppo. No, non troppo, Guarda non lì, troppo, guarda non che belli troppo. vivaci. È sobrio, ma allegro, Sì. fresco, Fresco, fresco. fresco, Parola d'ordine, fresco. fresco. Si può dire anche di un vino, vero? Se vuoi farne arrabbiare Fresco. qualcuno. Fresco, molto fresco. Vi dico solo che le stoffe che abbiamo scelto per l'assortimento di questa box erano talmente belle e talmente tante da abbinare che abbiamo fatto un bel pacchettino ricco, ma abbiamo abbinato anche il fat quarter. Di solito il fat quarter sta per conto Prima suo. volta nella storia del Patch in the Sì, Box. qua può stare per conto suo, ma può anche condire, completare il pacchettino. Io veramente questo ve lo voglio vedere usato entro maggio, perché è Sì. veramente bello. Mamma, è un attimo, cioè lo Sì. prendi e ti viene subito in mente di fare qualcosa, ti parte la macchina così tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, a tua insaputa. È fresco, fresco Fresco. e posso dire floreale? Un po' Puoi come il vino, è dirlo, fresco fresco e del vino. floreale. Gradevole, no, forse Sì. no. E, parliamo del kit, perché Parliamone, perché c'è un sacco ovviamente. di roba in questo kit. Eh sì, si riconferma la tradizione del kit. Possiamo dire che il kit è un po' diverso da quelli precedenti, perché invece di fare quella cosa lì che ci piace, facciamo quella cosa là Che ci che ci piace. piace. Perché la buttiamo sempre dopo un po' che parliamo, andiamo sempre sul soft porno, No! sulle. Ma la cosa che ci piace, facciamo la cosa che ci piace o l'altra cosa che ci piace. Uno Sì. pensa. No, nell'ambito del No, nell'ambito cucito. del cucito, poi Nell'ambito non del so uno che cucito. perversioni ha con gli aghi, ma non sono affari miei. C'è dell'altro in C'è questa dell'altro, per box. fortuna c'è dell'altro. Beh, il regalino cucito da noi è davvero È delizioso. molto, molto delizioso, vorrei che non testimoniaste mai che l'ho detto, è davvero delizioso, è molto bello. Sì, Ne voglio due. no, io ti ho fatto quello lì perché è proprio tuo. Ovviamente abbiamo scelto sempre tessuti diversi, quindi anche qui sorpresa nella sorpresa di vedere quello che vi capita. A Ci sarà? parte a lei che gliel'ho scelto perché è troppo bello. Cosa c'è ancora? Oh, il gadget è attinente al mondo del cucito e vi sarà Mai utilissimo. più senza. Se ce l'avete già, vi sarà utile Sì. comunque perché non basta mai. Quindi fidatevi, è una cosa che a prescindere vi serve. Sì, ed è una cosa che non tutti hanno. No, io non ce l'ho. Vedi, Tu eppure è no. una roba che poi quando ce l'hai lavori un sacco meglio, sei più Sì, organizzata. serve. Ah, Sì. organizzazione, parola d'ordine della Già. settimana. C'è il buono sconto, sicuramente, e c'è la ricetta. Ah, la ricetta è una delizia. È una cosa nuova che ho provato e testato per voi, tu non l'hai ancora assaggiata. No, La e ti devo servono rifare. ancora. La devo rifare assolutamente e anche qua primavera. Primavera, Primavera. primaverissima. È una, la posso spoilerare? La spoilero poco, la Poco. spoilero criptica. È una ricetta che finita la primavera non si può più fare. Perché finisce uno degli ingredienti che notoriamente smette di essere edibile dal 24 di giugno in poi. Quelli di Genova hanno capito qual è l'ingrediente, tutti gli altri no. Quella marmellata, quella
sapere perché non me l'hai mai preparata. Lo so. Ho solo letto il titolo. Allora, comprate anche voi la Peach in the Box di aprile e realizzate il dolce per Lorenza. Magari con la cosa fresca. Sì. Comunque, sempre in edizione limitata, sempre la potete comprare adesso, non chiedetecela fra un mese perché sarà finita, forse sì. Anche fra una settimana. Sì, perché ci sono delle stoffine dentro talmente belle, talmente attuali, talmente versatili, che sarebbe proprio un peccato lasciarla qua. Sì, se vi sono piaciute quelle precedenti, questa vi farà impazzire. Ciao!